Allora, ragazzi, non sarà una roba definitiva questa, ve lo dico subito, nel senso che è un argomento su cui si potrà ritornare, su cui magari ho ancora voglia di ragionare, discutere. Quando si tratta di fare le classifiche per cose a cui tengo tantissimo, sono sempre in difficoltà, però lo facciamo anche per gioco. La classifica dei miei giochi From Software preferiti, o meglio, mettiamo i giochi From Software in ordine in questa classifica. Caraibi gente, bentornate e bentornati sul mio canale, io sono Gianluca Loggia, meglio conosciuto come Walone, e oggi facciamo per gioco la classifica dei giochi From Software, secondo me. Metto in ordine, di preferenza mia personalissima, i giochi From Software considerati Souls, i Soulsborne, se vogliamo, mettendoci dentro anche Bloodborne, ma ci aggiungiamo anche Sekiro, che io non considero un Souls-like, l'ho detto un sacco di volte, magari possiamo fare un video a parte proprio su questa cosa un'altra volta. Quanti argomenti per i video escono dalle chiacchiere infinite dei video stessi? Io sto provando anche a fare dei video più brevi, cioè vorrei, ci provo ogni tanto a pensare di fare dei video più brevi, non mi viene, non so come. Dicevamo, i giochi From Software, ovvero in ordine cronologico di uscita: Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3 e Sekiro. Questi sei giochi in ordine secondo le mie preferenze. La top 6 dei giochi From Software secondo Walone. Dunque, vediamo un po'. Al sesto posto, questa è una roba che già mi fa impazzire, che sono molto indeciso, però al sesto posto finisco col mettere Dark Souls 2, perché dunque della trilogia di Dark Souls è quello che tutto sommato mi lascia meno piacevolezza nei ricordi, ma è comunque un gioco, ecco, questo è... Questa è l'occasione per dire che questi sei giochi che sto mettendo in classifica mi piacciono tutti da morire, Dark Souls 2 compreso. Dark Souls 2 è uno dei miei giochi preferiti ed è solo il sesto di questa classifica. Perché più in basso rispetto agli altri? Perché si vede che è quello dove c'è meno la presenza, la mano di Hidetaka Miyazaki, attuale CEO di From Software, nonché game director dei principali giochi di questa classifica. Qui è solo nelle vesti di supervisore, si vede che non ci ha messo troppo la mano. Il gioco è molto interessante, molto molto anche sperimentale in un sacco di cose, e con esperimenti anche riusciti, secondo me, i falò ascetici, la questione del respawn limitato dei nemici nelle aree di gioco, che però è configurabile, perché con il patto dei campioni puoi comunque ottenere il respawn infinito classico degli altri Dark Souls. Un sacco di esperimenti, insomma, in Dark Souls 2, ma anche per me un po' di fascino in meno rispetto agli altri giochi, e uno stile complessivo un pizzico un po' più normale rispetto, anche solo confrontandolo con gli altri episodi della trilogia di Dark Souls, ci perde dal punto di vista del fascino complessivo. E poi ci sono anche proprio alcune aree di gioco dove il level design non è all'altezza di quello che From Software è in grado di fare. Ciò detto, gioco comunque di altissimo livello, complessivamente Dark Souls 2 ci avrò speso centinaia di ore, come per tutti gli altri di questa classifica. Passiamo quindi al quinto posto, dove si posiziona Sekiro Shadows Die Twice, gioco straordinario per tanti aspetti, assolutamente uno dei migliori per alcuni aspetti, per la cura nel combat system, per esempio, o nel sistema anche di controllo del personaggio. Secondo me è il punto più alto mai toccato da From Software in questi aspetti.
tutti, e ha anche una cura generale per proprio la pulizia anche tecnica del prodotto, frutto sicuramente anche della collaborazione con Activision per la realizzazione e la produzione e la pubblicazione del gioco, che sono tutte cose che si notano assolutamente. Gioco molto curato, il più pulito tecnicamente di From Software, quello con la migliore versione PC anche fin dal day one, insomma una serie di vantaggi, sistema di combattimento, sistema di controllo, ma è un gioco in cui Miyazaki e From Software si concentrano più su altri aspetti che su quegli elementi da RPG che ci sono negli altri giochi, riducendo lo sviluppo del personaggio a qualcosa di più essenziale e più in linea con quello che possiamo aspettarci di trovare in giochi d'azione. Questa cosa assolutamente ci sta, va benissimo, infatti il gioco complessivamente è un grandissimo gioco, ma incontra meno i miei gusti. E per questo Sekiro è al quinto posto. Ci aggiungo un'altra nota negativa, il fatto che nel tentativo di variare sul sistema di morte dei Souls, con Sekiro si arriva a un qualcosa che secondo me non funziona assolutamente. Quando muori hai una chance di perdere il 50% dei punti esperienza accumulati dal completamento dell'ultima barra piena di esperienza. Chi ci ha giocato capirà perfettamente cosa intendo, e questa chance randomica di perdere o non perdere il 50% di quanto accumulato, riducibile in percentuale seguendo la questione della malattia del drago, non mi piace assolutamente. Cioè, è troppo più figo il rischio di andarsi a riprendere le anime tipico dei Souls o gli echi del sangue in Bloodborne, perché almeno lì tu fai qualcosa. Invece questa parte di Sekiro proprio non mi piace. Non incide tanto sul quinto posto di Sekiro, incide molto di più il fatto che manchino gli elementi RPG e di sviluppo del personaggio e di farming nel gioco, che a me piacciono tanto e che mi fanno quindi preferire gli altri. Se ti piace Walone, adorerai Walone Live. Così si fa alle tre! Così si fa alle tre! Walone, da lunedì al venerdì su Twitch. Al quarto posto mettiamo Dark Souls 3. Gioco bellissimo, veramente veramente bellissimo, che si ritrova, ve lo dico, al quarto posto semplicemente perché la triade del podio è per me abbastanza intoccabile. Solo questo, non ci sono veri motivi negativi per posizionare Dark Souls 3 in quarta posizione. Un gioco veramente veramente fantastico, soprattutto se giocato quando è uscito, cioè non solo dopo i primi due Dark Souls ovviamente, ma anche dopo Demon Souls e dopo Bloodborne, perché Dark Souls 3 è un gioco che prende un po' da tutti i lavori precedenti di From Software e li mette insieme anche un po' per dimostrare lo stato di capacità di dominare questo tipo di produzioni che la Software House aveva raggiunto nel 2016 quando il gioco è uscito. Veramente bello Dark Souls 3, molto molto bello, ci sono particolarmente affezionato, belli anche i due DLC, ma bello proprio anche il gioco base, menzione d'onore secondo me per le prigioni di Irithyll come area del gioco, menzione d'onore per la colonna sonora, che è, credo, la mia, forse è la mia preferita in assoluto tra tutti i giochi From Software, e menzione d'onore anche per il level design della cattedrale delle profondità, menzione d'onore anche per il boss design in generale, per varietà e design proprio dei boss. Probabilmente Dark Souls 3 ha forse i migliori boss di tutta la produzione From Software. Dark Souls 3 io lo considero veramente un gioco di altissimo livello, e questo vi fa capire come la classifica sia personale. Cioè, è comunque al quarto posto perché sono più affezionato ai giochi del podio della top 3 che adesso andremo a vedere.
Allora, arrivati sul podio, vi dico subito che qua davvero faccio fatica a metterli in ordine, questi tre giochi, perché si sono ritagliati lo stesso spazio nel mio cuore e li metto in ordine per fare questo gioco della top, ma in realtà questi tre per me sono abbastanza equivalenti. Li amo tutti e tre allo stesso modo. Al terzo posto mettiamoci Demon's Souls. Ovviamente io per questa classifica penso ai giochi originali, no? Quando sono usciti, cioè il Demon's Souls per PS3 del 2009, ma naturalmente oggi consiglierei a chiunque di giocarlo nella versione per PS5 uscita lo scorso novembre, che è un remake grafico ad opera di Bluepoint Games veramente sensazionale. Demon's Souls, un gioco ormai un po' invecchiato, ma questa classifica non si basa assolutamente sul valore attuale dei giochi, bensì su quello che questi giochi hanno rappresentato nel corso della mia vita quando li ho giocati. E quindi Demon's Souls al terzo posto, Demon's Souls sul podio, perché è quello che mi ha introdotto al filone dei giochi di Hidetaka Miyazaki di From Software, al filone dei Souls, al genere dei Souls-like, eccetera. È con Demon's Souls che mi sono innamorato di questa roba, e lo stesso Demon's Souls che ho rifiutato di giocare per un sacco di tempo quando il mio amico Spernova nella redazione di PSM ci giocava e mi diceva guarda che lo devi giocare, quando il mio amico Surgo anche nei mesi e negli anni successivi mi spingeva no ma guarda che veramente lo devi giocare, sono stato un po' di anni a rifiutarmi di fare questa cosa, poi alla fine ci sono caduto, ci ho scritto un sacco di articoli su questo mio avvicinamento tardivo ma illuminante a questo genere di giochi, e la cosa mi è piaciuta un sacco. Demon's Souls, ripeto, oggi non è all'altezza del resto della produzione, ma rimane un capolavoro assoluto se lo si inquadra nell'ottica storica del gioco che ha dato vita a tutto, ha dato vita a quello che è uno dei generi più influenti nella storia dei videogiochi, sicuramente il più influente dell'ultimo decennio. Al secondo posto ci mettiamo il mio gioco preferito della scorsa generazione, ovvero Bloodborne. Qua è veramente tosta, come ho già detto, sono affezionato tantissimo a Demon's Souls, sono affezionato tantissimo al gioco che vedremo nella prima posizione, sono affezionato da morire a Bloodborne, che è il gioco che si trova adesso in seconda posizione nella mia classifica. È veramente un gioco di cui sono follemente innamorato, perché è il gioco che innanzitutto ha rivitalizzato la scorsa generazione in toto, che un po', diciamo, arrancava a farci vedere cose di un certo livello nei suoi primi anni di vita. Quando è uscito Bloodborne nel 2015, considerate che PS4 era uscita nel novembre del 2013, quindi un anno e mezzo dopo Bloodborne, a marzo del 2015, dà veramente un senso a quella console e a quella generazione, il primo gioco secondo me a dare pieno senso a quella generazione. A proposito, se volete, c'è un video su i passaggi generazionali fluidi o traumatici che potrebbe interessarvi al riguardo. E quindi niente, Bloodborne è piaciuto un sacco perché, pur restringendo, ma non a livello di come lo fa Sekiro, sulle caratteristiche RPG, cioè toglie qualcosa a Demon's Souls e ai Dark Souls per quanto riguarda le caratteristiche RPG, ma non tutto, mantiene quella forte componente di sviluppo e potenziamento del personaggio anche attraverso il farming. Anzi, Bloodborne, mamma mia ragazzi, il farming con i maiali, qualcosa di fantastico. Pur quindi togliendo qualcosa agli elementi RPG dei Souls, basti pensare che non puoi usare effettivamente uno scudo, non c'è una vera e propria magia da usare seriamente proprio come base dei propri attacchi, non ci sono le cure, non puoi fare personaggi pesanti o leggeri, eccetera. Hai solo il cacciatore come classe, con, diciamo, un po' di build basate sulle armi. Armi molto belle, eh? Una delle caratteristiche più fighe di Bloodborne sono le trick weapon, queste armi che si estendono o si spiegano, come direbbero i miei amici di Identità Confuse, che sono veramente veramente fantastiche. Poi l'atmosfera dell'ambientazione un po' ottocentesca, un po' Lovecraft
Lovecraftiana di Bloodborne è qualcosa di veramente fantastico. Ecco, lì From Software è riuscita a allontanarsi da alcune abitudini che aveva con i Souls per presentare però qualcosa di veramente super figo. In Bloodborne poi sono stati aggiunti anche i dungeon del calice, che sono un'altra roba che mi piace un sacco, tutti i cosiddetti calici, tutti quei dungeon fissi o procedurali in cui andare a fare del sano dungeon crawling. A me piacciono un sacco, una roba alla Diablo inserita dentro un gioco Souls-like, qualcosa di veramente eccezionale per capacità di venire incontro ai miei gusti, ma molti magari non sono piaciuti. Secondo me la stessa From Software ci ha un po' ripensato sulla questione dei calici, visto che non li ha per niente supportati come io avrei voluto, ma per me quella è veramente una roba da sogno, ma per me e non solo, ci sono un sacco di altri giocatori che sono appassionati alla cosa, per me quella è veramente una roba da sogno. I calici di Bloodborne sono qualcosa di fantastico, di strepitoso. Peccato che oggi Bloodborne non abbia un'adeguata versione PS5 opportuna per permettere di giocare il gioco a 60 fps, magari con una risoluzione anche un po' più alta. Non è mai uscita purtroppo neanche un patch di aggiornamento per sfruttare PS4 Pro nella scorsa generazione. Purtroppo Bloodborne è stato proprio un pizzico abbandonato. Ottimo il DLC di Old Hunter, che consiglio a chiunque di giocare se si sta avvicinando a Bloodborne in questo periodo per la prima volta, però peccato per il mancato supporto ai calici per quanto riguarda il mio gusto e per il mancato supporto a PS4 Pro e PS5, veramente un grande peccato. Comunque rimane ancora oggi, secondo me, il miglior gioco della scorsa generazione. Primo posto Dark Souls al primo posto, perché pur non essendo il gioco che ha dato vita al genere, quello è Demon Souls, che infatti è comunque sul podio, e pur non essendo quello che proprio a livello di passione profonda mi ha fatto innamorare di più, quello è Bloodborne, che infatti pure è sul podio. Però Dark Souls, ragazzi, è veramente il gioco in cui mi sono perso in un modo proprio difficile da... c'è un misto di amore, comunque esagerato, comunque confrontabile con quello che provo per Bloodborne, per dire. Amore esagerato e stima incredibile nei confronti del lavoro fatto per Dark Souls. In particolare, a mettere così in alto nelle mie preferenze di questa classifica Dark Souls è sicuramente il world design del gioco, che è qualcosa che non credo di aver mai visto in altri videogiochi. Adesso scrivete pure nei commenti e li leggo volentieri tutti i giochi che secondo voi hanno un world design migliore di Dark Souls, non c'è problema, ma un world design così integrato anche con il gameplay del gioco, con l'esplorazione del gioco, con il senso di progresso del gioco, con zone interconnesse in quel modo, è veramente un'opera di architettura, di game design, di level design, tutto insieme clamorosa, un livello veramente clamoroso di creatività, ingegno e genialità, tutto. C'è tutto nel world design di Dark Souls. Il fatto di ritrovarti in una zona dopo che hai fatto un giro enorme che neanche pensavi che ti potesse riportare tramite una scorciatoia a quel punto è incredibile. Il level design di From Software è sempre fantastico, eh? In tutti i giochi che abbiamo citato in questa top ci sono esempi magistrali di level design, ok? Quando è uscito Dark Souls, già in Demon Souls c'erano grandissimi esempi di level design, ma in Dark Souls
c'è quel level design nelle singole aree e poi il world design che ha la stessa caratteristica del level design che hanno le singole aree degli altri giochi, però applicato a tutto il mondo di gioco. È veramente qualcosa di clamoroso e da solo basta questo a far sì che Dark Souls sia il gioco che, se proprio devo scegliere, perché comunque ve l'ho detto, per me Demon Souls, Bloodborne e Dark Souls sono pari nel mio cuore, però se proprio dobbiamo fare il gioco metto Dark Souls al primo posto per via soprattutto del world design. Vabbè, poi gioco fantastico, mitico, assolutamente epocale, eccetera, anche queste cose sicuramente incidono, non sono brutte caratteristiche, non sono brutte neanche le caratteristiche proprio di gioco vero e proprio, se pensate che comunque è un gioco del 2011 Dark Souls, che ancora oggi è assolutamente figo da giocare. Io l'ho fatto di recente per l'ennesima volta nella versione remastered per PS4 giocata su PS5, si gioca alla grandissima, eh? Quindi se avete console anche di nuova generazione, PS5, Xbox Series X, Series S, e non avete ancora giocato Dark Souls, prendete la versione remastered, fatelo, perché è veramente fantastico. Questo consiglio vale anche per tutti gli altri giochi di questa top. Va bene, grazie per aver seguito questa classifica. Ripeto, è una classifica che faccio fatica a fare mettendo proprio in ordine i giochi, perché sono giochi che mi piacciono tutti, soprattutto i primi tre. I primi tre sono veramente per me alla pari, però è divertente, dai, fare sta cosa e giocare. Oltretutto anche questo video è venuto lunghissimo. Questo secondo me doveva essere, dicevo, faccio sta classifica così il video viene di 8-10 minuti. Va bene, grazie per averlo seguito fino in fondo e vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche così da non perdervi i prossimi video. Seguitemi su tutti i social, vi ricordo che sono live dal lunedì al venerdì alle 13 per il Buongiorno Laggato su Twitch e niente, ci vediamo in un prossimo video. Caraibi. Fermi tutti, siete su Kaiba Station. Ebbene sì, anche qui su YouTube, in compagnia del vostro KJ Presidio. Vi ricordo di cliccare qui in giro per lo schermo per continuare la visione di contenuti su questo stesso canale. Noi ci vediamo in un prossimo video, oppure live, sempre e comunque su Kaiba Station, detta Kaiba Station. Caraibi dal vostro KJ Presidio.